Alcune mamme mi chiedono se è necessario escludere alcuni alimenti per rendere il latte più gradito al neonato. In realtà, contrariamente a quello che si pensava anni fa, non è necessario escludere alcuni alimenti che possono avere un sapore più amaro o possono conferire un sapore diverso al latte materno, come per esempio alcune verdure, gli asparagi o la cicoria. Perché oggi si sa che in realtà il gusto e il sapore già si sviluppa in età fetale, pertanto se la mamma era già abituata a mangiare queste verdure o alimenti che possono avere un sapore più amaro, il bambino le ha già riconosciuti e quindi non è necessario escluderli. Per quello che riguarda la dieta materna, invece, è molto importante curare non soltanto la quantità per evitare di ingrassare eccessivamente in allattamento, ma soprattutto la qualità nutrizionale. Infatti, dobbiamo pensare che insieme alle sostanze nutritive, nel latte materno possono, essere veicolate al neonato anche sostanze contenute negli alimenti e che sono sostanze inquinanti, ad esempio pesticidi o additivi che per un organismo così piccolo in crescita e in formazione possono essere tossiche. Quando parliamo di alimentazione e di dieta, quindi prevalentemente preferiamo suggerire di curare quella che è la composizione degli alimenti e quindi leggere bene le etichette e prevalentemente preferire alimenti che siano prodotti senza l'utilizzo di pesticidi.